collaborazione con Bulensiel in via Lose 7 a Beinasco, Botalla dal 1947 tradizione casearia, Euroconnection collegamenti di sistemi. Ben ritrovati da Ezio Getti con le telecamere di GRP e Fatti di Sport. Siamo a Perosa Argentina per l'incontro Perosina Bulensiel 90, valida come tredicesima giornata del campionato nazionale di Serie A. Siamo con Ostanello Paolo, presidente del 90, che dopo una partenza difficile in campionato si è ritrovato con ottimi risultati anche con le migliori posti in classifica. Sì, è vero, abbiamo iniziato un 2018 scoppiettante, abbiamo fatto tre risultati utili di fila con le con il Gaglianico, con la BRB e quello che ci interessava più di tutto il Masera. Là addirittura a Masera il primo incontro avevamo già vinto l'incontro, insomma, questo eravamo nell'entusiasmo, si poteva fare bene con la Pontese, però ci è sfuggito un pareggio che si poteva fare benissimo. In ogni modo siamo soddisfatti di una salvezza prima dell'ora e quindi cercheremo di prendere qualche soddisfazione prima della fine, insomma. Oggi sarà difficile, però cercheremo il possibile con la Borgonese. Un buon auspicio per il prossimo anno? Sì, come ho detto più volte, ci piace fare la Serie A. Continueremo con questo entusiasmo, cercare magari sul mercato di portare un velocista buono e se è possibile, altrimenti la nostra possibilità non è, è abbastanza limitata, però cerchiamo di fare il possibile, di fare il meglio possibile con il mercato, se c'è disponibilità. Siamo con Michele Data, dirigente della Perosina Bulensiel. Come vedi l'incontro di oggi, determinante per arrivare all'ultimo incontro con la BRB? Tutti gli incontri non sono mai da sottovalutare, anche quelli casalinghi. È una squadra che ha dimostrato di dare del filo da torcere anche alle squadre più forti e quindi dobbiamo affrontarla nello spirito giusto per ottenere, si spera, il risultato pieno e arrivare con i due punti di vantaggio all'ultima giornata. Con due punti di vantaggio a Salassa ci sono buone probabilità, con due risultati su tre, anche forse con tre risultati su tre. Sì, diciamo due risultati su tre, però anche la sconfitta, però a quel punto bisognerebbe fare comunque una serie di punti, almeno 11 punti di quelli a disposizione in virtù delle differenze punti negli scontri diretti. Tutto questo per avere la posizione, diciamo, di privilegio, e poi intanto i giochi si faranno ad Alassio il 17-18 marzo se si arriva in finale. Nel campo numero uno vediamo in questo momento alla bocciata Gullian per la 90, fallisce, gioca in coppia con Perkan, avversario Pastre e Manolino Davide per la Perosina Bulensiel. Ancora Gullian che cerca di andare a punto per accorciare le distanze. Gullian per il 90 in accosto, ultima boccia in mano per lui e per la sua squadra. Boccia che gli rimane corta e purto in terra per la Perosina. Manolino che va in accosto, il tentativo di aggiungere punto già in terra di Carlo Pastre. Ottimo accosto. Manolino nella sua ultima boccia in accosto, due punti in terra. Boccia che gli rimane, ma riesce forse ad entrare ugualmente. Tre punti in terra e si portano sul 7-0 dopo 34 minuti di gioco. Nel campo numero 2, l'incontro individuale che vede Nari Simone per la Perugina Bulensiel, Giacomo Ormellese per il 90. Ottimo l'accosto e sarà Nari a andare in bocciata. Simone Nari che va in bocciata, la fallisce.
ancora Simone Nari che va in bocciata, ha segnato anche il pallino, colpisce la boccia. Giacomo Ormellese che va ancora in accosto. Anche questo sembra un ottimo accosto. Simone Nari imbocciata, la sua ultima boccia in mano. Rincorsa, colpisce. Ultima boccia in accosto per Ormellese. Ormellese Giacomo. Anche questa boccia gli scappa fuori, quindi punto in terra per Simone Nari che si porta sull'11-0. Melignano imbocciata nel secondo gioco a Terni, dove la Perosina Bulensella schiera Melignano, Beacovic, Collet contro Ostanello, De Pieri e Cocullian per il 90. Ostanello in accosto a Terni, boccia che gli scappa leggermente lunga, quindi punto in terra ancora per la Perosina Bulensella. Il giovane Cucuglian del 90 in accosto, ricordiamo il Cucuglian, recente protagonista dei campionati europei a Saint-Boulbas in Francia, ottimo l'accosto. Va imbocciata Melignano sull'accosto di Cucuglian, bocciata che gli rimane corta. Andrea Collet in accosto, accosto che gli rimane decisamente brutto e largo. Cucuglian ancora in accosto con la sua seconda boccia. Ottimo l'accosto di Cucuglian e sono due punti in terra e si porta in vantaggio il 90 per 5-3. Ricordiamo i direttori di gara sono Voglino Marco, coadiuvato da Stringat Roberto, palettisti Falco Rinaldo e Franchino Marco. Nel campo numero 1, la prima coppia, che vede Paolo Carrera in questo momento all'accosto, suo compagno di squadra Alessandro Longo, avversari Ormellese Paolo e Sari. In accosto Paolo Ormellese, in accosto, accosto gli rimane lungo, rimane largo, punto ancora in terra per la Perosina Bulensella. Sari che va sul pallino salvezza, lo colpisce, pallino che va fuori, nulla di fatto. Nell'individuale Giacomo Ormellese che va sul pallino salvezza, lo colpisce, nulla di fatto. Ormellese imbocciata nell'individuale, spara nel mucchio, ma rimane punto in terra per Simone Nari. Ancora Ormellese che ripete la bocciata, colpisce e sono tre punti in terra per Ormellese che si porta sul 5-12. Nella seconda coppia è Guglia che va imbocciata, il pallino salvezza, cresta la boccia, punto che rimane sempre per la Perosina Bulensella. A costo di Guglian, ultima boccia. Boccia che dovrebbe aver fatto suo il punto e sarà Manolino andare in bocciata. E nell'individuale si aggiudica l'incontro per 13-5 Simone Nari su della Perosina Bulensella su Ormellese Giacomo della 90, quindi primi due punti incamerati per la Perosina. Pastre che va in accosto,
punto in terra è già suo, sono due punti. Il primo gioco a coppie è Ormellese Paolo che va in accosto sul precedente accosto di Paolo Carrera, accosto che riesce e sarà longo a andare in bocciata. Sari che va in accosto. Accosto che riesce a accorciare le distanze e si porta sul 2-12. Nella seconda coppia che vede Manolino e Pastre contro Guglia e Percam, Manolino andare in bocciata sul pallino salvezza. Lo colpisce, nulla di fatto. Sari nella prima coppia che va in bocciata, lo costa Paolo Carrera, colpisce ma carambola anche sulla sua, quindi punto in terra ancora della Perosina e sarà 90 andare in accosto. Ormellese che va in accosto, che è in bocciata, scusate, incontro che termina comunque a favore della Perosina Boulanciel con Longo e Carrera per 13-2 su Ormellese e Sari. 4-0 il parziale. Finisce per 12-4 l'incontro della seconda coppia che vedeva schierate Carlo Pastre e Manolino Davide per la Perosina Boulanciel e Giulia e Percam per la il 90, quindi parziale dell'incontro Perosina 6, 90-0. Si chiude anche l'incontro a terne che vede aggiudicarsi per 9-5 la Perosina Boulanciel, l'incontro a terne che schierava per la Perosina Boulanciel Collette Beacovic e Melignano contro Ostanello, De Pieri e Cuculian. Parziale dell'incontro Perosina 8, 90-0. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulanciel, l'avvenire è già nelle tue mani. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Quali sono le patologie più ricorrenti per un giocatore di bocce? Le patologie più ricorrenti nel giocatore di bocce sono, riguardano le articolazioni del ginocchio, l'articolazione del tratto lombosacrale, l'articolazione della spalla, articolazione anche della caviglia per traumi distorsivi e poi ci sono delle sofferenze patologiche che possono essere causate da microtraumi ripetuti come le tendiniti o lesioni meniscali oppure lesioni discali della colonna vertebrale oppure anche microtraumi che possono generare delle calcificazioni al di sotto del tallone che sono le spine calcaneari. Euro Connection, via Arduino Casale 67A, Lessolo, Torino. Ditta che opera nel settore della produzione e assemblaggio di cablaggi elettrici, oltre alla realizzazione di quadri comando e controllo dell'automazione industriale. La batteria nel canavese è Unibat.
batterie per tutte le applicazioni. In via Fratelli Berra 23B ad Ozegna. Teinox, in via Statale 9 a Bollengo. Sul parziale di 8-6, voto 0 per la Perosina, inizia la navetta che vede dalla parte della Perosina Boulanger Bernice Micheletti. Per quanto riguarda il 90, Cuculian e Ormellese. Abbiamo adesso inquadrato Bernice, ha fallito la sua prima boccia dal cambio a Micheletti, colpisce Micheletti, un attimo di esitazione al cambio, fallisce anche Micheletti, sua seconda bocciata, colpisce la sua terza, colpisce la quarta, ed ecco parte Bernice, mentre dall'altra parte è Cuculian, fallisce Cuculian, ancora Cuculian che la colpisce, sono 7 pari dopo un minuto di gioco. Ancora Cuculian nella sua ultima bocciata, dà il cambio ad Ormellese, colpisce e si porta sul 10 pari. Ancora Ormellese, colpisce, 11 pari, colpisce Ormellese, sono 12 pari in questo momento, in vantaggio di una corsia. I ragazzi della Perosina Boulanger, boccia cattiva per quanto riguarda Cuculian, mentre Bernice per la Perosina la colpisce, si porta sul 14 pari. Colpisce ancora Bernice dal cambio a Micheletti, colpisce Micheletti, 16 pari, fallisce Ormellese, colpisce invece Micheletti e si porta in vantaggio 17-16 dopo due minuti di gioco. Ancora Micheletti, mentre dall'altra parte vediamo Ormellese, colpisce Ormellese, 19-20. È partito Cuculian, fallisce ancora Cuculian, colpisce Cuculian, terza boccia per lui, la fallisce ancora, 20-23 a favore della Perosina, dopo 2 minuti di 30 fallisce ancora Cuculian, dà il cambio a Ormellese, colpisce Ormellese. Ancora Ormellese che colpisce e si porta sul 22-25, colpisce Ormellese, ultima delle quattro bocciate a disposizione nel suo turno per Ormellese, mentre vediamo dall'altra parte Bernice che colpisce e si porta sul 28-24. Bernice fallisce adesso la bocciata, 28-26 la colpisce, 29-27 colpisce Micheletti per la Perosina, ancora Micheletti la colpisce, si porta 31-28, perfetto Micheletti, 32-29, colpisce Micheletti, sono 33-29, colpisce Bernice, 34-30, hanno preso ormai due corsie di vantaggio Bernice, un vero fulmine in questa corsa, colpisce ancora e si porta sul 37-32 Micheletti, mentre dall'altra parte Cuculian che colpisce e si porta 33-38, fallisce ancora Cuculian, molto falloso, Ormellese colpisce, Ormellese sono 34-40, colpisce ancora Ormellese. Ancora Ormellese, la sua terza boccia delle quattro a disposizione del turno, colpisce Ormellese e dà il cambio a Cuculian, colpisce, 35 secondi al termine, 38-43 per la Perosina Boulanger, colpisce, è cattiva la boccia di
mentre vediamo Micheletti che ha colpito, fallisce adesso Micheletti e rimane fermo sul 46-40. Colpisce adesso Micheletti, 9 secondi al termine, colpisce Bernice, sono 48-49, 49-42 per la Perosina Boulanger nella staffetta sul 90, quindi parziale dell'incontro, Perosina Boulanger 10-90-0. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Nel ginocchio, quali patologie riscontriamo? Nel ginocchio riscontriamo le patologie più gravi, che sono delle patologie causate da traumi distorsivi, cioè quando avviene una torsione del ginocchio. Questo può causare delle lesioni legamentose sia al legamento collaterale mediale che al legamento collaterale esterno e anche ai legamenti crociati. Poi ci sono anche altre patologie che sono patologie da usura e quindi sono delle patologie anche degenerative che possono interessare i menischi, sia il menisco mediale che il menisco esterno, oppure un gesto ripetuto e continuo come nel gioco delle bocce può causare delle tendiniti sia del tendine rotuleo che del tendine del quadricipite. Quale potrebbe essere la prevenzione? La prevenzione è molto importante, perché come dico, prevenire è meglio che curare. È molto importante la preparazione fisica per la stabilità dell'articolazione del ginocchio ed è determinante avere un buon tono muscolare della fascia muscolare del muscolo quadricipite. Questo è per prevenire anche patologie come possono essere tendiniti della zampa d'oca o tendiniti dei muscoli flessori della gamba, quindi posteriormente al ginocchio. Longo nel tiro di precisione sul risultato di 10-0 per la Perosina Boulanger sul 90. Longo sul tappeto numero 1 colpisce la boccia da un punto, sul tappeto numero 2 Guglia sulla boccia da colpisce 1-0 anche per lui. Contro Longo è schierato Ostanello, mentre contro Guglia la Perosina schiera Ferruglio. E vediamo adesso Ostanello sul tappeto numero 1, boccia da un punto, fallita 1-0 per Perosina Boulanger. Longo, pallino da due punti, lo fallisce. Ostanello, Alessandro, pallino da due punti, lo colpisce e si porta sul 2-1. A volte di Ferruglio. Pallino da due punti, lo fallisce storto a sinistra e rimane sull'1 pari.
Longo sulla boccia da 5 punti, colpisce anche lo ostacolo rosso, resta fermo sull'1-2. Guldia sul tappeto numero 2 sulla boccia da 5 punti, riesce a colpirla e si porta sul 6-1. Ostanello, boccia da 5 punti, la colpisce anche lui e si porta sul 7-1. Ferruglio, boccia da 5 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso e rimane fermo sull'1-6. Longo, pallino da 3 punti, colpisce l'ostacolo rosso, resta fermo sull'1-7. Guglia, pallino, colpisce anche il pallino da 3 punti e si porta sul 9-1. Ostanello, pallino da 3 punti, colpisce il pallino, crambella sulla boccia rossa e resta fermo sul 7-1. Ferruglio, pallino da 3 punti, lo colpisce e si porta sul 4-9. Longo sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta sul 5-7. E Gullian sul tappeto numero 2, la boccia da 4 punti, ostacolo alla destra, rimane storto e rimane sul 9-4. Ostanello sulla boccia da 4 punti, ostacolo alla destra, la vola e rimane fermo sul 7-5. Ferruglio, tappeto numero 2, boccia da 4 punti, colpisce in pieno e si porta sull'8-9. Inversione di ostacoli e Longo sulla boccia sempre da 4 punti, ma cambia ostacolo, la vola e rimane fermo sul 5-7. Guglian sulla boccia da 4 punti, anche questa volta è leggermente largo, non la tocca e rimane fermo sul 9-8. Ostanello, boccia da 4 punti, lunga anche per lui e rimane fermo sul 7-5. Ferruglio all'occasione per superare Guglian, boccia da 4 punti, la colpisce e si porta sul 12-9. Longo Alessandro sulla boccia da 3 punti, ostacolo il pallino, la colpisce e si porta sull'8-7. È la volta di Guglian sul tappeto numero 2, la boccia da 3 punti, colpisce e si porta sul 12-5. Ostanello, boccia da 3 punti, pallino ostacolo, la colpisce ma tocca anche il pallino, bocciata nulla, rimane fermo sul 7-8. Ferruglio, fallisce la bocciata, 12-5. Alessandro Longo sulla boccia da 4 punti, tappata rossa, la colpisce e si porta sul 12-7. La volta di Guglian sulla boccia da 4 punti, colpisce l'ostacolo rosso e resta fermo sul 12-5. Ostanello, boccia da 4 punti, tappata rossa, la colpisce e si porta a 11-12. Ferruglio sulla boccia da 4 punti, la vola e rimane sul 12-5. Alessandro Longo sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla destra, colpisce anche l'ostacolo e resta fermo sul 12-11. Guglian sulla boccia da 3 punti, storta, rimane fermo sul 12-5. Nella volta di Ostanello sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla destra, la colpisce e si porta in vantaggio per 14-12. Ferruglio, anche lui sulla boccia da 3 punti, la colpisce e si porta sul 15-12. È Longo con l'inversione dell'ostacolo, boccia da 3 punti, la colpisce ma colpisce anche l'ostacolo e rimane fermo a 12-14. Guglian sulla boccia da 3 punti, inversione dell'ostacolo, fallisce completamente alla sua sinistra e resta fermo sul 12-15 contro Ferruglio. Occasione per Ostanello di allungare il passo, la colpisce ma colpisce l'ostacolo anche rosso e resta fermo sul 14-12.
anche per Ferruglio l'occasione di allungare. Colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo sul 15-12, ultima bocciata in corso, il pallino da 5 punti. Longo sul pallino da 5 punti, lo sbaglia e quindi perde l'incontro, si ferma sul 12-14, quindi ancora una boccia a disposizione per Ostanello. E Guglielm andare sul pallino da 5 punti. Lo fallisce anche lui, quindi incontro perso anche per lui quando manca una boccia a disposizione per Ferruglio. Ultima boccia pallino da 5 punti per Ostanello, lo fallisce e vince l'incontro per 14-12. Ferruglio, pallino da 5 punti, lo fallisce e si aggiudica comunque anche lui l'incontro per 15-12. Parziale dell'incontro 12-2. Sul parziale di Perosina 12-92 parte la navetta che vede Kukulian per il 90 e Bernic per la Perosina Boulanger, colpita a due da parte della Bernic, terza boccia colpita anche per Kukulian. Ancora Bernic, vediamo adesso Kukulian, leggermente più allentato nella corsa, mentre dall'altra Baldia la prima bocciata Bernic, quindi un vantaggio 5-4 Kukulian, colpisce ancora Kukulian, colpisce fino adesso perfetto, 7, Baldia adesso la sua prima bocciata. Sbaglia la sua seconda bocciata anche Bernic, e sbaglia anche Kukulian, e quindi sono, sbaglia adesso ancora Bernic. 8-8, un minuto di gioco. Colpisce ancora Bernic. Colpisce Bernic e vediamo Kukulian per il 90. Fallisce la sua bocciata, quindi in vantaggio 11-10 per la Perugina Boulanger. Fallisce adesso la sua seconda bocciata della serie Kukulian. Colpisce adesso, si porta sull'11-13. Colpisce 12-13. Colpisce 13-14. Colpisce Bernic, mentre l'altra sbaglia Kukulian. Bernic, 2 minuti di gioco, punteggio 16-14 per Perosina Boulanger. Kukulian colpisce 16-18, è in vantaggio, fallisce adesso la bocciata Kukulian. È in vantaggio di una corsia e mezza già Bernic. 21-17, 2 minuti e 30. 22-18. Colpisce ancora mentre fallisce Bernic. Colpisce Bernic, 23-21, colpisce Bernic, colpisce anche Kukulian. Bernic che ha già recuperato due corsie su Kukulian, il punteggio di 26-24, 1 minuto e 50 al termine, sbaglia adesso Kukulian. 24-27 per la Perosina Boulanger. Colpisco Bernic. Fallisce adesso Bernic. Rimane 28-26. Colpisce Bernic. 29-27. 30-28. Ecco Kukulian.
colpi, si porta sul 29-31. Colpisce Cocolian, 30-32, un minuto al termine. Felice adesso Cocolian, 30-33 il suo svantaggio. Fallisce ancora Cocolian, 34-30, mentre vediamo Bernice che adesso colpisce e accelera ancora di più la sua corsa, è oltre le due bocciate. Fallisce adesso Bernice, colpisce adesso Bernice, 30 secondi al termine, 36-33, colpisce Bernice, colpisce anche Cocolian, colpisce Bernice, 20 secondi al termine, fallisce Cocolian, 34-39, colpisce Cocolian, 10 secondi al termine, 39 per Bernice, 40, finisce la prova Cocolian, 36-41 a favore di Bernice della Perosina contro Cocolian del 90, quindi parziale dell'incontro 14-2, quindi la Perosina Bulenciel si è di fatto aggiudicato l'incontro prima del secondo turno di gioco tradizionale. Noi siamo divisi prevalentemente in due divisioni, una specializzata nei cablaggi per motori brushless e l'altra per quanto riguarda i cablaggi per sensoristica, quindi cavi M8 e M12. E abbiamo circa tra le due realtà una settantina di dipendenti e siamo situati in provincia di Torino, nella zona di Ivrea, quindi una zona con una profonda storia industriale e la nostra filosofia cerca di richiamare gli aspetti più fondamentali per quanto riguarda il mercato del lavoro che il territorio ha, diciamo, richiamato e ha ereditato dalla storia olivettiana. Stiamo in una fase di ampliamento aziendale, stiamo completando la realizzazione del nuovo stabilimento e il nostro obiettivo comunque è sempre quello di crescere non soltanto nel nostro territorio, quindi nel mercato italiano, ma anche nel mercato europeo e internazionale. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. La preparazione fisica del giocatore di bocce, come dovrebbe essere impostata? E la preparazione fisica è importante in tutti i sport ed è importante anche nel gioco delle bocce. Fare attività all'aperto oppure fare dell'attività al chiuso, che può essere il nuoto, può essere la palestra, è importante e determinante. Se uno non riesce a concepire questa preparazione, un'altra cosa importante è quella del recupero, e il recupero avviene solamente facendo sottoponendosi a delle sedute di massaggio. Il giocatore di bocce è impegnato nel stare tante ore in piedi, quindi a usare molto i muscoli a livello isometrico, e quindi il consiglio che do, non perché voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma perché tutti quelli che si sottopongono a sedute di massaggio poi ne trovano sempre giovamento. Nello studio di Rivoli avete il servizio di pedicure? Sì, abbiamo un servizio di pedicure curativo e diciamo che durante questo periodo, in questi anni, molti giocatori di bocce ne hanno fatto uso, perché problemi di unghie e problemi di calli sono molto ricorrenti. E ci avvaliamo anche della collaborazione di medici specifici, specialisti proprio per il trattamento delle unghie. Sul parziale di Perosina 14-92 è cominciato il secondo turno di tiro tradizionale, quindi in questo momento nella terna Percam in accosto con la sua ultima boccia, suoi compagni
di squadra Aliprandi e Ormellese, per la Perosina Bulenciel, Pastre, Manolino e Micheletti. Vedremo Micheletti che va in accosto, Manolino che va in accosto. Manolino con la sua seconda boccia in accosto, boccia che gli rimane corta. Micheletti in accosto con la sua prima boccia della giocata. Balla anche lui. Misurazione per vedere se c'è la possibilità di colpire la seconda boccia. Micheletti che va in bocciata, tre punti a colpire. La colpisce, tre punti in terra. Nel gioco nell'individuale, Melignano in accosto, contro di lui Sari del 90, l'accosto ottimo di Melignano. Sari che va in bocciata, fallisce, storta e corta la bocciata. Sari decide di andare in accosto. Ben giocata, ma gli rimane corta. Ancora Sari che va in accosto con la sua ultima boccia. Questa gli rimane ancora più corta dell'altra, forse nella direzione giusta. Melignano in difficoltà di fronte alla boccia dell'avversario corta, decide di andare sul pallino, colpisce il pallino e fa un punto. Nel combinato, che il 90 schiera Ormellese in questo momento nella mano in cui deve fare l'accosto, contro di lui Paolo Carrera della Perosina Bulenciel. Carrera colpisce e sarà ancora Ormellese con la sua ultima boccia in accosto. Ormellese con la sua ultima boccia della mano in corso in accosto. Accosto che non è riuscito. Quindi sarà Paolo Carrera a avere due bocciate a disposizione. Paolo Carrera in bocciata ha deciso di mettere la boccia, la fallisce purtroppo, e svanisce anche la possibilità di portarsi in pareggio. Fallita la bocciata, Paolo Carrera decide di optare sul pallino da due punti, fallisce anche il pallino da due punti e rimane sotto di due punti, 11-13. Nel gioco a coppie vediamo Andrea Colletti in accosto, suo compagno Ferruglio, fa suo il punto, avversario del 90, Ormellese e Ungolo. Ormellese per il 90 che va in bocciata sulla costa di Andrea Colletti. Tocca e riesce a fare suo il punto. Ancora due bocce in mano per la Perosina Bulenciel. Ferruglio in accosto. Boccia che sembra ben indirizzata, fa suo il punto. Ferruglio con la sua ultima boccia in accosto in questa mano, già punto in terra suo. Accosto che riesce, due punti in terra e si porta sul 3-0. Nella coppia vediamo Ungolo che va in accosto,
ricordiamo il suo compagno di squadra ormellese, fatto suo il punto, sarà Ferruglio andare in bocciata per la Perosina, compagno Collette. Ferruglio colpisce, quindi punto in terra, tre bocce in mano. Ferruglio sull'ultima boccia in campo del 90 colpisce e quindi sono tre punti a favore della Perosina Bulensieri che si porta sul 6-1. Ormellese che va imbocciata sul pallino nel combinato, lo colpisce, ancora una boccia a sua disposizione. Ancora Ormellese sul secondo suo pallino a disposizione, parte, lo colpisce ancora e si porta sul 20-23, quindi si aggiudica l'incontro la Perosina Boulenciel e porta il suo parziale 16-2. Vediamo Micheletti che va in bocciata, colpisce, punto in terra, tre bocce in mano per la Perosina Boulenciel, una boccia in mano per 90, mentre nell'individuale è finito l'incontro Melignano-Sari con la vittoria di Melignano per 13-4 e porta il parziale dell'incontro sul 18-2. Va in Costa Terne Percam, vediamo Micheletti che va in bocciata, la colpisce e quindi risultato acquisito 13-6 per la Perosina che schierava Pastre, Manolino e Micheletti contro Aliprandi, Ormellese e Percam con risultato di 13-6, quindi parziale dell'incontro 20-2. Si chiude anche l'incontro a Terni, a coppie che non aveva più ormai nulla da dire, quindi si aggiudica l'incontro per 7-1 la coppia Ferruglio Collette contro Ormellese e Ungolo per un parziale, per un definitivo risultato dell'incontro 22-2. Faletti Lorenzo, autoriparazioni e assortimento vendita auto usate in via Valperga 9 a Pertusio. Bocciofila Gaglianico in collaborazione con Botalla dal 1947, tradizione casearia, a Biella. Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa. Birra Menabrea, fondata nel 1846, a Biella. Pasticceria Panetteria Patti, a Biella. Caseificio Garda. Bar Il Ritrovo di Locatelli Daria in via Giordano Bruno a Rivara presso il bocciodromo comunale. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Nella spalla, arto superiore, più usato, come lo curate? La spalla che è molto impegnata nel gesto del giocatore di bocce presenta molte volte delle patologie, dei microtraumi ripetuti possono generare delle calcificazioni oppure delle capsulite, delle aderenze. Si curano con una tecnica e una metodologia moderna che sono le onde d'urto o le onde vibranti che servono per vascolarizzare la spalla, servono per frantumare queste micro calcificazioni e liberare la spalla dalle aderenze e poi si prosegue con
un percorso riabilitativo di esercizi specifici per la spalla. Sadam, stampaggio acciaio a caldo, in via San Ponso 20A a Pertusio. Nuova Sarm, in via Stefano Bruda 37 a Busano. Da Perosa Argentina, risultato finale dell'incontro, Perosina Bulensel 22-92. Vediamo adesso i risultati completi di giornata, classifica e il prossimo turno. Campionato Bocce Serie A, risultati 13ª giornata. Borgonese BRB Ivrea 6-18, la Perosina 90-22-2, Pontese Masera 17-7, Gaglianico Ferriera 13-11. Classifica: la Perosina 21, BRB Ivrea 19, Pontese e Gaglianico 16, Ferriera 12, Borgonese 11, 90 9, Masera 0. Campionato Bocce Serie A, 14ª giornata. 90 Borgonese, BRB Ivrea La Perosina, Ferriera Pontese, Masera Gaglianico. E Zuggete con le telecamere di GRP e Fatti di Sport vi dà appuntamento per sabato prossimo 3 marzo dal Bocciodromo di Saranza per l'incontro BRB Ivrea Perosina Bulensiel, l'incontro clou che definirà le posizioni in classifica per le finali della Final Four di Alassio di metà marzo. Collaborazione con Bulensiel, in via Lose 7 a Beinasco. Botalla, dal 1947, tradizione casearia. Euroconnection, collegamenti di sistemi, Alessolo.